Si è tenuta a Roma il 20 settembre la presentazione del documento congiunto delle ONG, la cooperazione internazionale allo sviluppo che vogliamo, preparato in occasione del forum voluto dal ministro Riccardi. Alla presenza di politici, rappresentanti di istituzioni, enti locali, associazioni e operatori, le ONG italiane hanno voluto esplicitare in modo chiaro quali sono le loro posizioni, anche in vista del rinnovo della legge sulla cooperazione, prossimamente in discussione in Parlamento. Diciamo innanzitutto che l'obiettivo, lo ripeto, è riporre la cooperazione allo sviluppo al centro della nostra agenda. Certo, non ci nascondiamo il fatto che la strada è in salita. Se togliamo le erogazioni obbligatorie in sede multilaterale alla Commissione europea, i finanziamenti a dono gestiti dal Ministero degli Esteri sono passati da 732 milioni di euro nel 2008 a 179 milioni nel 2011 e agli 86 milioni nel 2012. Una diminuzione quindi in 4 anni dell'88%. Tra gli intervenuti, il sottosegretario Marta Dassù del Ministero degli Affari Esteri e il consigliere Mario Giro del Ministero della Cooperazione. Ma siamo consapevoli dell'importanza della cooperazione internazionale, ma al tempo stesso sia i fondi che l'attenzione politica fino a ieri, fino all'altro ieri, si sono drammaticamente ridotti e quindi il problema è di come uscire da questo paradosso, da questo dilemma. I tagli che abbiamo operato, seppure dovuti a una situazione quasi di emergenza, sono assolutamente al di là di quanto possiamo ritenere politicamente tollerabile, e quindi un'inversione di tendenza è una cosa che dovrà esserci per forza, secondo me. Quindi questo punto è assolutamente primario. La politica di cooperazione è il fondamento della politica estera dell'Italia, perché l'Italia è l'Italia, cioè è un paese di frontiera verso un'area di instabilità molto esposta. Questo è il problema che ha l'Italia di oggi. Non è affatto un paese inaffidabile, è un paese che conta solo sul piano regionale, per così dire, ma non ha più gli strumenti di azione per poter avere una politica realmente globale. Apprezzato dai relatori, il documento unitario, segno di un lavoro che ha saputo avvicinare le sensibilità più diverse e arrivare a una buona sintesi delle sfide per una cooperazione che guardi al futuro e non al passato, anche attraverso una legge adeguata. Gli attori che oggi svolgono attività di cooperazione sono molteplici. Coerenza e concertazione nelle decisioni diventano un imperativo decisivo. Io sono molto contento del vostro documento. Penso che l'idea del forum che ha avuto il ministro è quest'idea di fare una grande convocazione per riportare la cooperazione nel dibattito della società, per investire il paese, non gli addetti al lavoro, il paese. Abbiamo un problema di mobilitazione fra la gente, dobbiamo tornare a parlare alla gente, a dire che la cooperazione serve. Che la cooperazione è utile all'Italia, non è un lusso, non è buonismo. Laddove molti e la maggioranza pensa che la cooperazione è un lusso che non ci possiamo più permettere, noi pensiamo il contrario, che un paese che non coopera declina interiormente e si spegne. Naturalmente non sarà un momento conclusivo, io direi che sarà un momento iniziale.